Il giorno della memoria induce a una riflessione che non può e non deve esaurirsi su ciò che accadde quasi 80 anni fa, ha affermato il presidente della regione Solinas, ma che deve interrogarci ancora oggi sulle radici della violenza che purtroppo in molti e troppi casi si mostrano ancora presenti, generando odio e discriminazione. Anche il presidente del Consiglio regionale Pais ha parlato di monito costante che si rinnova ogni giorno. Gli studenti, i giovani a cui deve essere indirizzata soprattutto la nostra celebrazione del ricordo, del giorno della memoria, sono quelle persone che devono poi essere pronte ad evitare che ci possano essere in futuro simili episodi di odio razziale. Sentito il ricordo di Edith Stein da parte di Monsignor Baturi, filosofa ebrea polacca convertita al cristianesimo, si è immolata in solidarietà con il popolo ebraico, volendo seguire la sua sorte. È morta ad Auschwitz. San Giovanni Paolo II l'ha fatta patrona d'Europa, sognando un mondo diverso, un mondo di riconciliazione, di amore fraterno, di compassione. Alla cerimonia ha preso parte anche Paolo Truzzo, sindaco della città metropolitana. La consegna delle 9 medaglie d'onore destinate ai familiari delle vittime di Cagliari è stata posticipata per motivi legati al Covid. Intanto a Nuoro la cerimonia è alla memoria dei 3 giovani di Orgosolo, Ovodda ed Escalaplano, che furono deportati dai nazisti nei campi di concentramento e internati in campi militari.